Buongiorno ragazzi, bentrovati a un nuovo video del mio canale Mekken. Oggi siamo in un nuovo episodio di Mortal Kombat X Factor. Bene, continuiamo subito la storia senza tante ciance, non ho niente da dire. Forse che a breve uscirà un video sullo speciale dei miei 100 iscritti. So più di 100, in realtà so 105 l'ultima volta che ci ho guardato. E andiamo. Storia continua. E perciò siamo nel regno esterno. Ora comincio al capitolo 4 e faccio Kung Jin. Un cielo viola o qualcosa del genere. Non credere a tutto ciò che vedi online. E che fa di te un esperto? Gli archivi Shaolin. Ho studiato a lungo il regno esterno. È nerd. Dell'esperienza. Cosa fa di te il nostro leader? Ragazzi, pensiamo alla missione. Ecco, meglio, dai. Li Mei ci ha detto la verità. Ma un'invasione violerebbe gli accordi di Reiko. Adesso credi a uno del regno esterno. Quindi erano nostri alleati, ma non nella guerra del regno occulto. Contro Quan Chi e la regno sua squadra. Regno occulto, regno esterno, tutti sti regni. Come il padre la Repubblica. Stronzo. Ecco, stronzo. Non è un'alleanza. Non siamo alleati. È un patto di non belligeranza. Un'opinione che dovresti esprimere sottovoce. Clint Eastwood, grande. Dichiarate il coraggio. È una ragione per cui non dovremmo uccidervi. Non venite. Che noi siamo buoni, non ci potete uccidere. Io vengo dalla terra, come te. Lavoro per Kotal Kahn, che è del regno esterno. Quindi anch'io sono del regno esterno. Dichiarate il vostro... Non fa alcuna piega al suo discorso. Siamo emissari. Dobbiamo parlare con Kotal Kahn. Ecco, il sigillo ufficiale di Raiden. Posso comprarne uno uguale in quel negozietto laggiù. Senti, puoi arrestarci, anche ucciderci. Ma se questa fosse ucciderci, la verità, insomma, tu perderesti la paga. O peggio. La paga. Tu portaci dal Kahn. Gli dirò che ci avete battuti. Forse otterrai un bonus. Mossa molto intelligente, comunque. Prendi i soldi. Guarda. Seguitemi. Ecco, e Clint Eastwood accetta. Grande Clint. Usa la 44 Magnum, la pistola più precisa del mondo che con un colpo ti spaccherà le cranie. Ci è richiesto di considerare ogni risorsa come un'arma che il nostro imperatore può usare a propria discrezione. Questa è la voce di... Prendere senza il suo permesso significa rubare dalle mani di Kotal Kahn stesso. Lo conosco. Pertanto, avendoti giudicato colpevole di furto, verrai condannato a morte. Avevo fame. E la sentenza verrà eseguita immediatamente. Classico. Morte. Per un furtarello. Ma ricorda dove ti trovi. Ecco, lo sguardo di Clint Eastwood. Jin! E ora succede il casino. Ma fare qualcosa senza far casino, non ce la fanno sta squadra. No, non ce la fa sta squadra a fare qualcosa senza far casino. Ora scommetto come c'ha il quick time event. È troppo prevedibile, dai. Grande Clint Eastwood. Io so che è un cattivo, però tifo per lui perché Clint Eastwood è un... Vai. Vai a bordo. Non avrei mai dovuto ascoltarvi. Una lezione di fiducia da un mercenario. C'è sempre cosa da imparare. Ci ho capito, ma i quick time event dove sono finiti? Io mi ricordo li facevano sempre. E però farmi vedere le mosse. Calcio in affondo. Calcio in... Bello! Chuck Norris questa, Pa! Bella! Bella mossa! Ah, questa? Che... Oddio! Che bella mossa! Kung Jin c'ha delle belle mosse, Vediamo ora se posso fargli qualcosa. Grande Kung Jin! Best personaggio Eva per ora. Dai, su! Schianta sto Clint! Mi dispiace, Clint! Ho visto Gran Torino qualche annetto fa, era un bel film. Mi dispiace, guarda, farti fuori. E sono anche uno dei pochi che ha apprezzato anche il tuo American Sniper. Molti l'hanno odiato, però a me è piaciuto. No. Clint Eastwood, mi prometti che se ti batto però mi fai un film fighissimo? È da tanto che mi manca uno dei tuoi film. Dai, nuovo ispettore Callaghan dove c'è il suo figliolo. No, io. Clint, però vacci piano, lo so che sei l'ispettore Callaghan o lo straniero senza nome. Biondo.
Dai, dai, fai fuori sto biondo. Che cazzo ha fatto? Grande Clint Eastwood. Ecco, ho arato Clint Eastwood. Mi dispiace. Si vede che è vecchio, Se era in forma che faceva fuori. Dai, vediamo ora che succede. The next. Arriva Godzilla. Abitama. Che cazzo è staffa? Giochiamo Thor. Ma questo è l'incredibile Hulk con la maschera. Regalarle un pony. Gli archivi non si parlava di simbioti. Ti prego, non voglio qui time event. Eccolo! Oh, e li ho nominati finalmente! Vai! Fuori uno! Ma vediamo che mi dà! B! Preso! L'ho preso bene! Dai, 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 il prossimo quick time event! Però questo qua gli tiri le frecce e non muore! Sembra un boss di House of the Dead che gli spari 3000 colpi e non muore! Ah, di nuovo! Za, beccate questa! Era... Tu qui fa guai, magrino? Guai fanno te? Sì, ma te impara un po' di grammatica prima di affrontarmi, Guardate, ti stronco a te, a quel gigante brutto obeso. Dai, su. Cioè, tanto peso ne è un fascio di muscoli, però vabbè. Avete capito il senso. Sì, però... Però, ecco. Mi sono appena dimenticato le mosse. Ecco, ora mi fa secco. Vieni qua, vieni qua. Accidenta sta cittina. Oh, ti stronco. Oh, vai. Una bella abusata. Però questo qua mi frega sempre. Che cazzo fa? Ma non mi fa muovere, dai. Su. Uomo arco te lo fa vedere io che ora ti fa un culo così. Dai. Ma la mossa qual era? No, no, no. Bastard. Ora uso la X-ray, se mi incazzo. Vai, ora. Una bella craniata, una bella frecciante l'occhio. E vediamo. Ah. Mi ha rotto mezza costola, vai. Ora te batto, sa. Ora godo io. Sì, però basta che non mi... Oh, vai, tac! Morto. Terzo round lo devo vincere. Vai. No, c'ha la X-ray. Ecco, ora me la fa lui, lo sapevo. Anche a me il cranio. Anche a me le costole. Anche a me l'occhio. Mai copiato? Non c'è niente da fare. Però com'era il calcio a fondo? Ah, ecco, calcio con a fondo era con la A. Però fammi muovere. Che cazzo gli ho fatto? Che cazzo gli ho fatto? Zitti tutti che... Mi vuoi fa muovere? Sì, però questo qua fa le mosse OP, madonna. No, no. Madonna. Freccia, freccia. Lancia una freccia. Bastardo. Vai, freccia. Freccia di nuovo, freccia ancora, freccia di nuovo, freccia ancora. Una bella musata, altre frecce, altre frecce, altre frecce, altre frecce. Vai, abbiamo trovato un nuovo, il degno sostituto di Striker di Mortal Kombat 9. Ma che cazzo fa? Oh, vai, lanciamoglielo addosso. Vai, una bella musatina così, pa, bastonata. Che cazzo, lancia pure così. E questo è il degno sostituto di Striker per davvero, Sta calmino però, ciccio bello. Che cazzo ha fatto? Non ho capito. Oh, no, no, X-ray. Vai, e ora sei morto. Frecciate come al solito. Vai, abbattuto. Vorrei conoscerti meglio.
Peccato tu sia pazza. No, no, più che altro ha bisogno di un po' di lezioni di grammatica. Poi il resto va bene. Voi state bene? Ecco, arrivano questi, dai, su. Altra scorribanda. La scarrafona! Giusto? Questo essere deve imparare le vostre tecniche. Dobbiamo vedere Kotal-kan, il generale. Voi interferite con il regno esterno. La punizione è la morte. La morte con quei denti aguzzi, ma fateli per bene sti denti. Ma poiché onoriamo gli accordi di Reiko, consulteremo l'imperatore. Con il cappuccio e il resto nudo, allora non te copri manco la faccia, scusa. Ma che succede? Vuoi cogliere l'occasione per dirci cosa cazzo ti è venuto in mente? Dimmi perché vorresti l'onore. Guerra tra regni per un ladruncolo. Perché non tutti i ladri sono irrecuperabili. Per me era un ladro pure lui. O c'ho azzecco. C'ho azzecco. Ragazzi, I've got the power. Cioè, 5 anni prima lui era un ladro di merda. Sembra il vestito della Gilda dei Ladri di Skyrim. Ecco, famosi combattenti degli altri Mortal Kombat. Dai, su. Antisgamo, modalità furtiva come Skyrim. Che se ti metti in furtivo non ti vedono manco se gli sta davanti. Se hai sei un livello superiore però. Bravo. Dai, conoscendo questo personaggio viene scamato fra 3, 2, 1. Dai, tanto lo so, eccolo. Ha un valore più sentimentale che monetario. Nonostante ciò preferirei che non lo rubassi. È un cimelio di famiglia che non doveva essere dato a te. Vai. La tua famiglia mi ha onorato con questo ricordo di tuo cugino Lao. Dopo la sua morte. Sei tu che l'hai ucciso. L'hai fatto lottare contro Shao Kahn e sei rimasto a guardare mentre gli spezzava il collo. Ora stai esagerando. Era divertente. No, questa è la verità. Ecco, vai, duello. Coso di Skyrim contro... però Raiden è OP. Non c'è niente da fare. Che cazzo m'ha fatto Raiden? De novo. Ora mi schianta. No, ti voglio lanciare le frecciate addosso. Ecco, come minimo ora mi schianta. Che cazzo gli fo però, voglio sapere. Dai, forse ce la faccio senza X. Vai. Primo turno fatto. Oh, sta calmo Raiden, dai. Lo so che sei il più OP di tutti, che c'hai la scossa come l'imperatore di guerre stellari. Però, calcione dai. Che cazzo gli ha fatto? Oh, questo m'ammazza, non mi fa manco muovere. Vai. Oh, sto facendo un po' di combine, dai. Meglio di niente. Oh, forse anche senza X3 lo batto, Però, mi sta a fa un po' di culo, io quasi la uso. Usa, ora. No, non gli ha funzionato, sono nella merda. Vai, classica bastonata. Pac! Una pacchetta nel naso e muore subito. Lasciami passare. Vai. E vabbè, zotte. Il sangue di Kung Lao, un discendente del grande Kung Lao, un comune ladro. Pensavi di aggirarti liberamente nel mio tempio e poi andartene senza il mio consenso. Kung-chi. Tu vuoi che io ti attacchi? Perché? Per farti sfogare la rabbia e renderti disponibile a ragionare. E farmi sentire indegno. Il disprezzo verso te stesso è una parte negativa del tuo essere. Davanti a te c'è un sentiero luminoso che porterà autentico onore ai tuoi antenati. Un sentiero degno di te. Recati all'Accademia Wuxi. Unisciti agli Shaolin, come Kung Lao prima di te. Non posso. Non mi accetteranno. A loro interessa quello che c'è nel tuo cuore, e non chi il tuo cuore desidera. Allora, ho saputo che
che dietro a questa frase c'era un significato riguardo l'omosessualità per Kung Jin. Ditemi, datemi la conferma, l'ho letto su internet. Non è mai troppo tardi, Kung Jin. Appunto, il suo cuore gli piace la fava. Cioè, detto un po' in parole povere. Le tue notizie sui profughi mi preoccupano. Non sapevo del loro esodo verso il regno della terra. Dai, su. Però so una cosa. Non ho invitato ospiti dal regno della terra. Di sicuro nessuno che perturbasse l'applicazione della giustizia. Chi mi dice che non siete alleati di Midina? Magari il suo recente potere le ha fatto guadagnare amici. Amici? No. No, non siamo neanche sicuri che sia l'amuleto di Shinnok. Sta impiegando l'amuleto di Shinnok contro di me. L'oggetto che il regno della terra ha giurato di custodire, mentre al regno esterno non è stato offerto di... Siamo noi sotto attacco, non voi. Kotal Kahn, il fuoco che brucia il sole. Siamo qui perché siamo preoccupati per la scomparsa dell'artefatto. Non creeremo problemi. L'avrà rubato Indiana Jones, dai. Almeno esiste un terrestre che forgia le parole come l'argento. Ma questo, se, questo ma qua si fa di acidi, dai, non c'è niente da fare. Terra. C'è molto più onore fra i ladri che fra i diplomatici. Vai, dai, citazione. Ho avuto la dubbia fortuna di essere entrambi. Ma ti sto dicendo la verità. Voi siete alleati di Midina. E si è eseguita la sentenza. Questo qua è sicuro. Per la legge del regno esterno, invoco il diritto di difendermi in combattimento. Con la cappa di nuovo. Vuoi affrontare un duello? Per farci assolvere da tutte le accuse. Vai, ora le buschi. La richiesta porta disonore all'accusatore. Conosci bene il regno esterno. Ma siamo pronti? Allora saprai che il duello finisce con la morte. Sì, sì. Ah, devo affrontare lui. No, no, voglio affrontare l'insettaccio. Solo qualche secondo di vita. Eh sì, no, ora mi fa un culo grosso quanto una capanna. Magari se, essendo Kung Jin, senza offese per gli altri che lo sono, magari Kung Jin, essendo omosessuale, gli tocca la fava, lo distrae e lo abbatte. Così poi Kotal Kahn gli fa, che schifo. Ma però mi leva troppo, eh. Oh, andiamo avanti così per tutta la giornata. In ginocchio. Non mi ha fatto fare manco una mossa. La morte coglie tutti. Sì, questo qua me batte però. Devo usare la X-ray su di lui, è troppo in forte. Ginocchio. In ginocchio un cazzo. Ora ti faccio la X-ray. Oh, e buscatela. Dio del sole così. Schwarzenegger. Certo deve fare un boia de male. Sì, però queste mosse non le capisco bene. Sì, però, cioè, non capisco. Gli faccio le mosse e non le sente. Questo qua mi chiappa da 10 metri. Poi fa ste combo infinite. Ecco. Poi se ci si mette anche lui a spammare cose da lontano, si finisce presto. No, oddio, con un cazzino di vita così grande Kung Jin. Ti amo, dai, divento gay anch'io, si fa l'amore, dai, basta. No. Sì, però Kung Jin, dai, ora prima hai fatto una bella mossa, gli sei sopravvissuto con un pelino di vita e ora ti fa ingroppare così. Ora so che magari ti può anche piacere, però... No, ma perché non mi fa le mosse? Perché? Io premo i tasti, ragazzi. No, salta scorto un cazzo. Che cazzo fa? Oh. Va bene. L'importante è che funzioni. Vieni qui. Vai. Batti una musata. Però il duello dopo lo abbatto subito, strano, eh. Cioè, perdo, poi dopo li aro. Vieni qui. Vai de novo. Battuto, grande Kung Jin. Non diventerò gay, mi dispiace, te l'avevo fatta la promessa. Però purtroppo sono etero. Devo seguire quello che c'ha il mio cuore, come ha detto prima Oso. E quindi
Viva la vagina! Le accuse contro di voi sono cadute. Viva le donne! Dichiaro che i terrestri non intendono arrecare alcun danno al regno esterno. Oh, meno male ha capito, dai. Devi uccidermi. No, non lo farà. Non lo farai davvero. Dai un colpino. Invece della tua vita, richiedo i tuoi servizi. Se Milina possiede l'amuleto, lo prenderemo più facilmente lavorando insieme. Grazie per avermi risparmiato. Non possiamo fidarci di loro. Ora, forse non hai compreso bene. Sono in debito adesso. Ecco, capito? Insettaccio de merda. Tu ci onori, Kotal Kahn. La nostra gratitudine è infinita. Parlerò al generale Blade. Le dirò del nostro nuovo accordo. Bene, dai. Il nuovo... Grazie per l'aggiornamento. Non lo so. Resta con Kotal Kahn. Capitolo 5, Sonya Blade. No, 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 basta. Abbiamo visto fin troppo. Ok, ragazzi, l'episodio è finito. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Mortal Kombat. Scusate se sono stato volgare, magari facendo i doppi sensi e giocando sull'omosessualità. Io rispetto tutti, pace a tutti, amore a tutti.